a presentare nel gioco per questa sesta giornata del campionato di Primavera 3. Pacchiotti per continuare nella striscia positiva. Il Sergiano Comino si arriva sulla panchina, il fischio e si parte. Allora subito recuperato, attenzione, lancia arrivata! Bella Merlino che passa con campanile al primo pallone recuperato, al primo pallone buono, lo avanti. Russo, da Codraro, aggiusta il pallone con Mancino, la metta in testa! Parte Russo con la deviazione che lo imbecca nuovamente. Russo aspetta il posizionamento dei compagni, va a pennellare il traversone verso campanile. Va fuori Russo, viene accontentato, sterzata secca, cambio passo di Russo, pallone sul mancino, traversone in mezzo direzione, palla che resta lì due volte e la seconda buona per la doppietta di campanile al minuto 20 esatto, 1-2 a Bellino. La cerca e si allunga di Annazione. Rusciano si accende, pensa al tiro, recupera Avellino, recupera questa volta con Fusco che prova a traghettare il pallone per 16 mesi. Fusco col destro calcia, grande intervento di Pinelli, si spegne sulla schiena di Fusco, arriva anche il duplice fischio da parte di Palumbo. Il campanile per il 2-0, che per il momento invece del match, vediamo se arriverà una reazione del Cerino. Brava la pericolosa, palla alla porta, la conclusione, l'assistenza di Poco in testa, attenzione a Fusco, servito da campanile, forse troppo lungo, si deve fermare Fusco, destro-sinistro per ripulire il pallone. Arriva il raddoppio di marcatura, da terra Fusco, con un attimo il pallone presso, ritrovato in pallo e poi fuori, esce su Fusco, Fusco sul destro, sul sinistro, Fusco vuole lo spazio per calciare, ci riesce Murato, guarda dall'altra parte, ancora Avellino, traversone, colpo di testa di campanile, alto sulla traversa. Per Fusco, che è stato il portiere, forse toccato, no, sì, altro portiere. Fusco contro Pinelli. Ed è testa a testa anche nella classifica marcatori dei minuti. Fusco a campanile a quota 4. Si gira tra le linee. Vero interessante, occhio a Fusco, rimpallo verso campanile! Che porta il pallone a casa, poker bianco verde al minuto 30. Scucchiaiato verso campanile, che aggancia e calcia alla ricerca del poker che non arriva. Triplice fischio al partenopardi, Avellino batte Cerignola 4-0.